presto! Guarda! Ha visto un carinissimo coniglietto di Pasqua! Buster si è trasformato in un basconiglio! E ora farà per noi il ballo del coniglio! Salto, salto, salto! Poi si muove la coda! Ottimo! Poi si salta più in alto che si può! Proprio come un coniglietto! Poi si muove il naso! Bene, hai capito! È stato divertente! Coda, coda, coda! Salto, salto, salto! Stai andando alla grande! Coda, coda, coda! Salto, salto, salto! Fai la giravolta e muovi il naso! Sì! Ehi, c'è Scout la macchinina! Penso che anche lei voglia imparare il ballo del coniglio! Sei pronta? Salto, salto, salto! Poi muovi la coda! Sì! Ora salta più in alto che puoi! Più in alto! Poi muovi il naso! Fatto! Scout ha imparato! Ora guarda questo! Ondeggia a sinistra! Ondeggia a destra! Ondeggia più che puoi! Ehi, è divertente! Coda, coda, coda! Salto, salto, salto! Esatto! Coda, coda, coda! Salto, salto, salto! Sì! Oh, Buster stava solo sognando! Ma non importa! Abbiamo comunque imparato un fantastico balletto nuovo! Sembra che Buster si stia davvero gustando quella gomma da masticare! E quello cos'è? Un messaggio in una bottiglia! Chissà cos'è! Wow! È la mappa di un tesoro! La X indica dove è nascosto! Buster e Robin vanno a cercare il tesoro sepolto! E ora? Da che parte dovrebbero andare? C'è il molo! E guarda! Là c'è l'isola deserta! L'hanno trovata! Oh oh! Le acque sono piene di squali! Dovranno trovare un modo sicuro per attraversarle! Guarda! C'è Katrina, la barca a vapore! È bloccata sulla spiaggia! Ha bisogno di una spinta per tornare in acqua! Così, Buster! Ben fatto! Ottimo! Katrina è tornata in acqua! Oh cielo! C'è un buco! Katrina potrebbe affondare se nessuno pensa ad aggiustarlo! Penso che Buster abbia un piano! Chissà cosa farà con la gomma da masticare! Oh, sta usando la gomma per tappare il buco! Che astuzia, Buster! Ora gli squali non potranno catturarli! Prossima fermata, Isola del Tesoro! Fantastico! Buster è arrivato sull'isola! Ora deve solo trovare il tesoro! È qui da qualche parte! Eccola! La X indica il nascondiglio! Buster scava! Wow! Un forziere! Guarda, una moneta d'oro! Chissà come la utilizzerà Buster! Guarda! Diggly sta sistemando Katrina e richiude il buco! Oh, Buster usa la moneta per pagare Diggly! Ha voluto offrire il suo aiuto per ringraziare la sua nuova amica! Che fantastica avventura! Guarda, c'è Buster il bus ed è una bella mattinata! Cosa farà oggi? Cosa sono quelli? Semi? Wow! Buster vuole coltivare frutta e verdura! Buster va verso l'orto e dà un'occhiata alle istruzioni! Innanzitutto deve scavare una buca per piantare i semi! Buster inizia a scavare! Oh cielo! Ci vorrà un sacco di tempo! Ma guarda! C'è Diggly! Potrà dargli una mano! Diggly è il migliore a scavare ed è sempre felice di aiutare i suoi amici! Diggly farà le buche per i semi in un secondo! Ecco fatto! Ora Buster mette tutti i semi nelle buche e passa al punto 2! Il sole! I semi hanno bisogno del sole per crescere! Ma... oh oh! Ci sono le nuvole! Ma guarda! C'è Monty la mongolfiera! Forse può dare una mano!
Ecco qua! Monty ha spinto via la nuvola! Ora i semi stanno crescendo! E ora il punto 3! Pioggia? Pare che ci sia un'altra missione per Monty! Salta sulla nuvola e... Perfetto! Ora devono solo aspettare che le piantine crescano! Passano molti giorni e le piantine diventano sempre più grandi! Poi un bel giorno Buster controlla il suo calendario. È oggi! Guarda! Pomodori rossi, zucche arancioni, pannocchie gialle, piselli verdi e melanzane viola! Bravo Buster! Guarda quanta frutta e verdura hai fatto crescere! Ora può condividere tutto con i suoi amici! C'è Scout! E c'è anche Buster! Penso stiano giocando ad acchiapparella! Cosa ha visto Buster? Oh wow! Un labirinto! Scout ci sta entrando! Forza Buster! Vai a cercarla! Chissà da che parte è andata Scout! Eccola là! Insieme si fanno strada nel labirinto! E adesso, da che parte dovrebbe andare, Buster? Di qua! Oh, guarda! Un fiore giallo! Che bello! Ancora qualche svolta! E ora, da che parte? Di qua! Aspetta un attimo! È di nuovo quel fiore! Buster ha girato a vuoto! Forse ripetendo il percorso all'indietro riuscirà ad uscire? Ecco Scout! Anche lei si è persa! Wow! Buster e Scout si sono ritrovati! Grazie al cielo! Ma ora devono trovare il modo di uscire! Scout sale sul tetto di Buster! Forse riuscirà a vedere l'uscita! Eccola! Ottimo lavoro, Scout! Partono veloci verso l'uscita! Ma da che parte è? Oh cielo! Sono ancora persi nel labirinto! Guarda! Tracce di gomme! Possono seguirle e arrivare all'uscita! Bella idea, Buster! Ecco di nuovo quel fiore! Ancora un po' e... Urrà! Sono riusciti ad uscire! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Guarda! È Rita l'auto sportiva! Sta sfrecciando all'interno del labirinto! Oh beh, immagino che Buster e Scout dovranno aiutarla ad uscire! È una nuova giornata! Ehi, aspetta! Non ci sono colori! Che strano! Anche Robin non ha alcun colore! Guarda, Robin! Buster ti ha reso di nuovo colorato! Ben fatto, Buster! Oh no! Quella piccola paperella è triste! Ha perso il suo colore! Forse Buster può aiutarla! Ottimo! Il colore è ritornato! Oh, guarda com'è felice la paperella! Oh guarda! Anche la fattoria di Terry ha perso il suo colore! Buster potrà fare qualcosa? Certo! Hai il tocco magico, Buster! Oh no! Anche Scout! Avanti, Buster! Aiutala a tornare colorata! Eccoti qui, Scout! Di nuovo alla normalità! Guarda! Buster può anche cambiare i colori delle cose! Ora la palla è verde! E ora la palla è viola! Buster sa dare colore alle cose! Wow! Buster ha colorato Scout come l'arcobaleno! Adesso anche lui ha i colori dell'arcobaleno! Ora è Buster il bus arcobaleno! C'è di nuovo Terry! Ora è Terry arcobaleno! E guarda i campi! E il fienile! I colori dell'arcobaleno sono dappertutto! Fantastico! Buster ha anche dato diversi colori alle nuvole! Manca solo una cosa! L'arcobaleno, ovviamente! Il bus arcobaleno sta guidando sopra l'arcobaleno! Ciao ciao! Oh, Buster! Era solo un sogno! E fuori piove! Oh, mi dispiace, Buster! Aspetta! Forse dopo tutto sei davvero magico, Buster! Hai fatto uscire il... Stanno andando alla fattoria!
C'è Terry il trattore che sta spostando le balle di fieno. Buster presenta il suo nuovo amico Cozy a Terry. Poi Buster si chiede se c'è qualcosa che possono fare per aiutare con il lavoro della fattoria. Terry ha un'idea. Possono curare le sue pecore. Quelle pecore sono birichine e cercano sempre di scappare dalla fattoria. Buster e Cozy mandano tutte le pecore nel recinto. Non è stato molto difficile. Ma, oh oh, Letty la pecora ha visto qualcosa. Un buco sotto la recinzione. Letty guida tutte le altre pecore verso la fuga. Buster e Cozy se ne sono accorti. Devono impedire che le pecore scappino. Ecco Letty. Cozy la insegue. Buster sta chiudendo il buco in modo che nessun'altra pecora possa scappare. Dove è andata Letty? Oh no! Si sta nascondendo in questi tunnel. E Cozy la sta inseguendo. Come faranno a prenderla? Basterà un piano. A un retino. Lavorando insieme possono catturare Letty alla svolta. Ops, Buster l'ha mancata. Adesso è dietro a Buster. Gli sta saltando sopra e... Ops! Buster ha catturato Cozy. Letty sta ancora scappando. Buster ha di nuovo catturato Cozy. Così non va. Non prenderanno mai Letty in questo modo. Ma cosa ha visto Cozy? Le balle di fieno? Sembra che abbiano un piano. Chiuderanno tutti i buchi con le balle di fieno. Così rimarrà solo un posto in cui Letty potrà andare. Eccola! Hanno catturato la pecora birichina! Ottimo lavoro, Buster e Cozy! Terry è rimasto molto colpito. Ma cosa succede? Letty sta usando di nuovo i suoi vecchi trucchetti e sta scavando un altro tunnel! Ma questa volta Buster e Cozy sanno cosa ha in mente di fare! Questa macchina che ha costruito Diggly la ruspa è un grande cannone a colori! Ma sembra che abbia dimenticato qualcosa. Così se ne va. Ecco che arrivano Buster il Bus e il suo amico Cozy Coop. Hanno visto il cannone a colori. Sembra che vogliano giocarci. Chissà come funziona. Sembra che debba essere caricato con i barattoli di vernice. Cozy sta indagando. Questa serve per puntare il cannone. E questo pulsante spara la vernice. Wow! Hanno fatto diventare viola l'albero verde! Incredibile! Guarda, ora Buster vuole cambiare il suo colore! Cozy punta il cannone! Evviva! Buster adesso è rosa! Colorare le cose è davvero divertente! Cosa possono colorare adesso? Cozy continua a premere il pulsante e... Wow! Stanno sparando in aria grandi quantità di vernice! Stanno colorando le nuvole! C'è Terry il trattore! Il suo fieno è stato dipinto di blu. Oh oh, Terry è diventato giallo! Ecco Scout la macchinina. Vede tutta la vernice sulla strada. Ora è diventata verde! Sembra davvero sorpresa. Diggly sta tornando! Oh oh, ora Diggly è viola! Penso che Diggly sappia cosa sta succedendo. Buster e Cozy si stanno divertendo! Ma... I loro amici non sembrano molto contenti di aver cambiato colore. Penso che sia ora di riportare tutto alla normalità. Blu! Viola! Rosso! Giallo! Ecco, tutto a posto! Ma cosa sta facendo Diggly con quel foglio di carta? Penso abbia un'idea. Hanno usato il cannone per dipingere un arcobaleno! Urrà! Sole! Buster e Cozy Coop sono andati in spiaggia! Stanno giocando a pallavolo! E guarda! Anche Sham lo squalo vuole giocare! Cozy lancia la palla a Sham! Oh cielo! La palla è scoppiata sui denti di Sham! Ups! Ma cos'è questa? È la mappa di un tesoro? Wow! C'è un tesoro nascosto! Ed è sepolto su quell'isola deserta! Ma come faranno a raggiungerla? Penso che Buster abbia un'idea. Wow! Buster ha costruito una rampa di sabbia! Whoosh! Oh no! Splash! Buster non è riuscito a saltare abbastanza lontano. Immagino che dovranno trovare un'altra idea. Cosa ha visto Cozy? Una ninfea gigante? Forse possono usarla per attraversare l'acqua! Oh oh! Cozy si è fermato! Cozy prova a remare ma continua a girare in tondo!
Fortunatamente Sham può riportarlo a riva. Grazie, Sham. Sono ancora punto e a capo. Ma cos'è questa? Sham ha portato una zattera! Ora possono attraversare l'acqua in pochissimo tempo! Hanno raggiunto l'isola! Ora è il momento di cercare il tesoro! La X segna il punto. È questa la X del tesoro? No, sono solo alcuni ramoscelli. È questa la X del tesoro? No, sono solo delle alghe. E questa X? Evviva! Ecco il tesoro! Ben fatto, Cosy! Guarda quante cose preziose! E guarda! Una palla d'oro! Ora possono giocare di nuovo! Complimenti a tutti! Cosy e Cook stanno giocando nel parco! C'è Iggy, il furgoncino dei gelati! Buster va a prendere un gelato! Ma quello chi è? È Robot Buster! È diventato giallo come Buster! Cosy pensa che sia il vero Buster e vuole giocare, ma... Oh no! La palla ha colpito l'interruttore di Robot e l'ha fatto diventare cattivo! Buster Robot sta portando via Cosy! Ora Buster è tornato, ma non sa dove sia finito Cosy! Povero Buster! Ecco Iggy! Cosa hai in mente, Robot Buster? Oh no! Sta lanciando dei pomodori a Iggy! Che cattivo! Cosy è molto turbato! Robot Buster sta scappando! Povero Cosy, non capisce! Nel frattempo Terry sta suonando la fisarmonica! Che bravo! Oh no! Robot Buster ha distrutto la fisarmonica! Povero Terry! Cosy sta tenendo testa a Robot! È stato davvero cattivo! Ma quello chi è? È Buster! Evviva! Ecco l'interruttore buono cattivo! Cosy sa cosa fare! Flick! Ora Robot Buster è di nuovo buono! Ottimo lavoro, Cosy e Buster! Adesso Robot Buster vuole rimediare! Iggy è tutto pulito! E la fisarmonica di Terry è stata aggiustata! Evviva, Buster! E si sta divertendo a giocare nelle pozzanghere di fango! E quello chi è? È Cosy Coop! Buster adora farsi nuovi amici! Vuole che Cosy giochi insieme a lui! Cosy è un po' timido, ma Buster lo incoraggia! Giocare nelle pozzanghere di fango è divertentissimo! Cosy salta dentro! Hurra! Ora stanno giocando insieme! Hop, hop, hop! Tra le pozzanghere di fango! Splish, splash, splash! È stato divertente, ma ora sono sporchi di fango! È ora di andare all'autolavaggio a darsi una lavata! Eccolo! Buster mostrerà a Cosy come funziona l'autolavaggio! Buster lo accende, i rulli iniziano a girare e loro entrano. Ma aspetta, qualcosa non va! Sono ancora sporchi! L'autolavaggio non li ha lavati! Ci deve essere qualcosa che non va! Buster va a controllare. Cosy prova a premere dei pulsanti. Ups! Il rullo colpisce Buster sulla testa! E questo cos'è? Il pulsante dell'acqua! Oh oh! Cos'è quel rumore? Splash! Buster e Cosy sono tutti bagnati! Ma sono ancora sporchi di fango! C'è qualcosa che non va nell'autolavaggio! Cosy entra e Buster guarda i pulsanti di controllo. Fatto! La leva è bloccata! Buster non riesce a tirarla giù! Wow! Guarda quante bolle! Che spasso! Fiu! Otis, la macchina della polizia, ha spento l'autolavaggio! Almeno ora Buster e Cosy sono puliti! Ma guarda! Otis è ricoperto di bolle! Ops!
Guarda, penso che Terry voglia mostrare qualcosa a Buster. Ehi, è Monty, la mongolfiera. È un vecchio amico di Terry. Salutalo, Buster. Deve essere molto divertente poter fluttuare nell'aria come un palloncino. Ma oh, il vento si sta alzando. Spero che Monty non voli via. Oh no! La corda si è spezzata e il vento porta via Monty. Presto, Buster, devi inseguirlo. O chissà dove andrà a finire. Monty è davvero in alto. Come puoi fare per riportarlo giù? Guarda, una corda! Mi chiedo cosa abbia in mente Buster. Sbrigatevi, ragazzi! Dovete superare Monty! Che cosa farà Buster? Oh, certo! Un lazzo! Pronto al lancio, cowboy! Ah, ci arrivi quasi! Ma Monty continua a venire portato via dal vento. Ci deve essere un modo per salvare Monty. Cosa ha visto ora Buster? È Iggy, il furgoncino del gelato, con un sacco di palloncini. Penso di aver capito il piano di Buster. Guarda, Buster si è legato addosso tutti i palloncini e ora sta volando in cielo. Forza, Buster, puoi farcela! Afferra Monty! Ci sei quasi! L'hai preso! Ben fatto, Buster! Hai salvato la situazione! Monty ti è molto grato. Monty è di nuovo legato in sicurezza. Non volerà via come quel palloncino. Bel lavoro, Buster. Date la fiaba di Buster il mago. C'è Buster il bus. A quanto pare sta attraversando la foresta incantata. Ma aspetta, cos'è quella cosa sulla strada? Penso che sia un libro degli incantesimi. Wow! Buster può usarlo per fare delle magie. Guarda, ci sono Scout, Terry e Jesse in piazza. Credo che Buster proverà a lanciare degli incantesimi. Vediamo. Wow, un cappello da mago! Buster sta davvero facendo magie. Mi chiedo quale incantesimo potrebbe usare Buster per aiutare Terry. Abracadabra! Wow, Buster ha fatto crescere le piantine. Ottimo lavoro, mago Buster! Quali altre formule ci sono nel libro degli incantesimi? L'incantesimo dell'ape? Oh, guarda! Buster ha trasformato Scout in un'ape! Si sta divertendo davvero tanto a svolazzare qua e là! Credo che anche Jesse voglia volare! Che incantesimi ci sono per questo? Le bolle? Fantastico! Jesse sta fluttuando all'interno della bolla! Ottimo lavoro, mago Buster! Oh, guarda, ha molto sonno! Vuoi fare un pisolino, Buster? Oh, oh, penso che qualcosa sia andato storto! Gli incantesimi sono andati fuori controllo! Svelto, Buster! Devi riportare tutto alla normalità! Sbrigati, Buster! Tutti gli incantesimi sono stati annullati. Ma non credo che gli amici di Buster siano rimasti soddisfatti. Buster sta rimettendo il libro degli incantesimi dove l'ha trovato. È sicuramente una buona idea. Ha una torta! Wow, sembra gustosa! Ma ecco che arriva Bandito il bus. Sembra abbia in mente qualcosa. Oh no! Sta mangiando la torta di Jesse! Non è affatto giusto. Povera Jesse. Ecco Buster il bus. Ed ecco Bandito, che sta guidando troppo veloce. Guarda, Buster è andato a giocare con Scout. Le ha regalato un pallone da calcio. Guarda come ci dà dentro, Scout. Guarda là! Diggly sta costruendo una torre colorata. Ma ecco che arriva Bandito. Chissà cosa vuole fare quel terribile bullo. Oh no! Ha fatto cadere la torre di Diggly! Bandito è un pericolo pubblico. Oh oh! Ha visto la palla di Scout.
Bandito sta rubando il pallone. Che prepotente. Buster vuole fare qualcosa. La povera Scout è davvero sconvolta. Buster vuole aiutare la sua amica. Affronterà Bandito e gli farà restituire la palla. Non credo che Bandito ascolterà Buster. Infatti sta facendo il prepotente. Non è giusto. Ma aspetta, Jessie si è messa vicino a Buster. Anche Scout è arrivata ad aiutare. Sono tutti stufi di Bandito e dei suoi modi da bullo. C'è Otis, la macchina della polizia, che si sta gustando un gelato. Ups, Bandito è andato contro Otis. Otis sembra arrabbiato. Va a dare una lezione a Bandito per essere stato cattivo con tutti. Ora Buster, Scout e Jessie possono giocare a calcio in pace. Era proprio una calda giornata lì nel deserto. Wow, guardala davanti a te. C'è una grande montagna con del fumo che esce dalla cima. Cos'era? È Rita l'autosportiva. Sta accelerando verso la montagna fumosa. Penso che voglia fare una gara. Buster e Rita corrono insieme nel deserto a gran velocità. Rita è più veloce. Dai, Buster, ce la puoi fare. Guarda, Buster sta usando quella rampa per raggiungere Rita. È stata una divertente corsa fino alla cima. Ma guarda, quella cos'è? Lava bollente. Credo sia un vulcano. Potrebbe eruttare in qualsiasi momento. Oh, Buster, attento a quel masso. Oh no, è caduto nella lava. Non è successo niente. Oh no, credo che il vulcano stia eruttando. Presto ragazzi, scappate. Oh no, ci sono delle palle di fuoco che vengono sparate dal vulcano. Attenti, sono bollenti. Oh no, Rita è bloccata nella sabbia. Buster è coraggioso e va ad aiutare la sua nuova amica. Ottimo lavoro, Buster. Ora, veloci, andate via. Veloci, veloci. Per un pelo. Ecco Ashley, il camion dei pompieri. Non sembra contenta. Dovrà spegnere tutti gli incendi. Buster e Rita non dicono niente. Non volevano scatenare il vulcano. L'hanno scampata bella. Ma Buster ha trovato una nuova amica. Ciao Buster! Ciao Rita! Ciao Buster! Wow! Attento con quella spaventosa melma verde! La stai facendo schizzare ovunque! Guarda! C'è Terry il trattore! Non credo voglia essere ricoperto dalla melma! Guarda com'è prudente! Zoom! Fermo! Attento Buster! Stai andando dritto contro Terry! Fiu! Ci è mancato un pelo. Attento, Buster! Oh, cielo, hai spruzzato la melma su Terry! Non penso ne sia molto entusiasta. E Buster riparte. Va a divertirsi con la melma. Attento! Oh, no, Buster è rimasto bloccato nella melma appiccicosa. Oh, santo cielo, è proprio rimasto incollato. Il sole sta tramontando e sta venendo buio. Che paura! Spero che a Buster vada tutto bene. Guardate, Terry il trattore! È venuto a risolvere il problema. Anche se Terry non sembra molto felice di questa situazione. Per favore, aiuta Buster, Terry! Deve solo dargli una bella spinta. Ce la farà? Uno, due, via! Urrà! Grazie, Terry! Oh, Buster! Grazie al cielo, Terry il trattore è arrivato a salvare Buster dalla melma verde appiccicosa. Ciao, Terry! Ciao, Buster!